Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Così sta scritto: Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siete rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Gesù ascende al cielo con il suo corpo risorto, mentre benedice i suoi discepoli. Dio benedice sempre, dal principio e in eterno. Il dono della vita è la sua originaria benedizione, è il suo primo atto nel contesto della creazione, però è anche l'ultimo atto di Gesù sulla terra, espressione di un Dio vivo, che è vita, che ama la vita e la dona alle creature viventi, che dà la sua vita per la salvezza dei fratelli, che è venuto nel mondo perché questi fratelli abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gli apostoli lo adorano. Ascende Dio tra le acclamazioni, recita il verso biblico, e con il Salmo 46 anche perché Egli è Re di tutta la terra. Gesù non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, ma nel cielo stesso, per comparire al cospetto di Dio in nostro favore, così che noi abbiamo piena libertà di entrare nel santuario per mezzo del suo sangue. La lettera agli Ebrei mostra come la solennità dell'ascensione ci richiami alla nostra vocazione. Potremmo essere tentati di restare a guardare il cielo, sgomenti e disorientati, in un'attesa priva di operosità. Siamo invece chiamati a essere attivi, perché il tempo della Chiesa è tempo di testimonianza e non di nostalgia, e a rimanere sempre sotto lo sguardo di Dio in eterno benedetti da Lui, che vede buone le sue creature. Nessuna nostra mancanza cancella quell'originaria bellezza e bontà che Dio ha messo e contemplato in noi fin dal principio. E allora, agli stessi che lo avevano tradito e abbandonato, che avevano manifestato la loro incredulità, il Signore affida, prima di salire al cielo, la missione di essere Suoi testimoni, e dove? Fino ai confini della terra. E cosa promette? Che saranno rivestiti di potenza dall'alto, mediante l'effusione su di loro, fra non molti giorni, dello Spirito Santo. Siamo chiamati a testimoniare, fratelli, e trasmettere la fede che custodiamo oltre ogni nostro peccato, senza sfiduciarci nei nostri limiti. Dio si fida di noi, anche se noi siamo inaffidabili, e nelle nostre povere forze, alle nostre povere forze, affida l'annuncio del Vangelo, ovunque siamo e operiamo, in famiglia, nel lavoro, nella quotidianità. Noi gli saremo testimoni? Sì, noi saremo i suoi testimoni, anche con i nostri fallimenti e imperfezioni. Per questo, come gli apostoli, viviamo con grande gioia, lodando Dio.